Campionato Berretti è la settima giornata a girone D. L'Arezzo affronta la Viterbese, campionato che è stato fermo nell'ultimo turno. In quella della giornata invece precedente avevamo seguito la vittoria dell'Arezzo 3-2 sul Ravenna. Quest'oggi dunque per la squadra di Andrea Bernini la possibilità magari di allungare la striscia positiva, una striscia positiva che dura ormai dalla terza giornata. Ecco la palla che arriva in mezzo, c'è il colpo di testa, il gol di Poppa. Poppa è sbucato in mezzo e porta in vantaggio la Viterbese dopo 5 minuti di gioco. Centralmente lo stacco di Poppa sulla battuta del calcio d'angolo di Del Prete da destra. E dunque la Viterbese trova il gol qui alla Nave dopo 5 minuti. Parte Chiani, la palla gira e si infila per il 2-0. Chiani, la battuta diretta che sorprende Yashari al 38esimo. Viterbese avanti 2-0 qui alla Nave di Castiglion Fiorentino. Direttamente sul calcio di punizione. Dunque un altro cambio per la formazione di Bernini. Chioccioli di prima per Caselli, stavolta è buona. Caselli se la porta in aria sul sinistro. Caselli, il tocco col destro! Caselli! Ma c'è ancora la posizione irregolare. Girardini, grande al fondo di Girardini, nessuno riesce a fermarlo, la mette in mezzo forte. E poi il gol di Sussi! Il gol di Sussi! C'è l'1-2 dell'Arezzo. Azione confusissima con Garofalo che era davanti alla porta. Non è riuscito a allontanare la palla su questa azione davvero travolgente di Girardini. Attenzione però adesso a difendersi con Pelliccioni. Prolunga di testa in area di rigore. Attenzione, c'è una trattenuta vistosa. Calcio di rigore. Calcio di rigore, Ravanelli giallo. Appena entrato Palmisani, dunque conquista il calcio di rigore. Pronto Pelliccioni, in corsa, sinistro piazzato. E c'è il gol del 3-1 della Viterbese. Calcio di rigore, Pelliccioni, 3-1 Viterbese. Caselli, la gira su Sussi. Sussi, gran controllo, a fondo di Sussi, la mette in mezzo forte. C'è Crocini al volo e la rete! La rete, il 2-3. Crocini, entrato dalla panchina, trova il gol della speranza per l'Arezzo, che accorcia ancora. Adesso è 2-3, Crocini, non ce l'ha fatta il portiere Bertolini, allontana Chiani, in anticipo Guscetta su Cavaliere che fa una gran giocata, poi se ne va e arriva il rosso addirittura per Ruscetta. Pallo vinto da Morresi che poi finisce a terra, c'è il fallo di Peppoloni. Rosso anche, incredibile. Altro rosso, finisce davvero male, espulso anche Neri. Espulso Guscetta anche. Proteste vibranti dell'Arezzo, sembrava più eventualmente la giallo questo intervento. E l'arbitro fischia qua. Finisce qua, finisce male per l'Arezzo, finisce il 3-2 per la Viterbese. Insieme all'allenatore dell'Arezzo, Andrea Bernini. Allora, cominciamo dal finale che ha un po' rovinato questa partita. Abbiamo visto tre rossi, tra cui il tuo. Ecco, intanto che ne pensi di questi episodi? Un episodio della partita, per quanto riguarda il mio, cioè veramente non gli ho detto veramente niente. Infatti, non so, capita. Poi alla fine, vabbè, l'arbitro... Non è giusto attaccarsi all'arbitro, tanto diciamo oggi è stata una partita con un approccio sbagliatissimo dei miei ragazzi. Era tutta la settimana che gli dicevo che era fondamentale un approccio importante alla partita contro una squadra che aveva solo 3 punti, ma avevo saputo che hanno cambiato molto e nelle ultime 3 partite avevano fatto sempre risultato, quindi era difficile. Abbiamo sbagliato l'approccio, è una cosa che purtroppo ragazzi... succede, non sono stato bravo insomma, a farlo capire. Siamo andati sotto di 2 gol
con i nostri errori, tutti e tre i nostri errori, e poi insomma è stato difficile recuperare, anche se il secondo tempo ci abbiamo provato. Tante occasioni che potevano riaprirla prima la gara, no? Sì, riaprirla prima, mi dicevano che un gol, quello che era fischiato un fuorigioco, dice non era fuorigioco, anche l'ultima azione del gol di Sussi mi sembrava che fosse stato un intervento più che regolare. Però purtroppo gli episodi fanno parte del calcio, quello che mi interessa è quello che devono capire i ragazzi, che l'approccio alla partita, e la determinazione, la voglia deve essere sempre massimale, altrimenti è un campionato talmente livellato che puoi vincere e perdere con tutti. Tra l'altro loro invece erano entrati in campo molto concentrati, lo si era visto fin dall'inizio, molto combattivo. Sì, è normale, come noi la striscia positiva che avevamo fatto dopo le prime due partite, dopo le due sconfitte, i ragazzi hanno affrontato le partite nella maniera giusta e hanno fatto sempre risultato. Oggi non è stato così, non è stato così, e questo è un peccato, perché adesso andiamo a giocare due partite che sulla carta sono abbastanza proibitive, con qualche giocatore squalificato, con qualche acciacco. Non sarà facile, però ci rimane solo da lavorare e far crescere questi ragazzi.